Hai voluto ricordare fortemente quello che è stato il ruolo di Gigi anche in politica, come l'abbiamo ricordato anche noi. Ma c'è molta tristezza. Sì, c'è molta tristezza perché Gigia aveva un ruolo che andava al di là delle parti, per carità era una donna di parte, venne eletta con l'area del centro-sinistra, però poi in realtà Gigia si affermò veramente al di sopra delle parti, al di sopra dei colori, perché fu una persona che si caratterizzò per un impegno forte istituzionale, un impegno antimafia, un impegno che riportò Partinico e non solo Partinico, tutti i paesi del Golfo ad un livello altissimo. E la tristezza è il fatto che oggi questa amministrazione non ha ritenuto opportuno darci il palazzo gratuitamente, ma diciamo collaborando direttamente con l'associazione che ha organizzato questo incontro, e perché questo non ha ritenuto fosse un incontro culturale, ma ricordare una figura come Gigia Cannizzo, col suo ruolo, con la sua funzione, con la sua statura morale, che è stata di esempio per tutti. Oggi Gigi è ricordata da tutti, ma veramente da tutti, sui libri di storia, sui libri di sociologia, sui libri di antimafia. Quindi diciamo verrebbe da utilizzare una frase dantesca: non ti curar di l'orba, guarda e passa. E però dispiace, però noi andiamo avanti, perché Gigia comunque nell'immaginario collettivo era una persona importante, non solo in termini personali ma in termini istituzionali. Un momento per ricordare un grande sindaco e tante polemiche, compreso anche quello che succede al cimitero. Sì, abbiamo deciso, grazie all'idea di Maglio Mele, di fare il punto alla situazione partendo dall'esperienza di Gigia Cannizzo, ma sull'intera vicenda della primavera palermitana, che alla fine degli anni 80, inizio anni 90, ha fatto da cucina di cambiamento per le nostre comunità. Quanto alla polemica, ci rendiamo conto che ancora, è un nome divisivo. Quanto alla polemica degli ultimi giorni, mi corre l'obbligo di precisare, non perché voglia fare polemica, voglio dire, non voglio contravvenire al mio costume di discrezione che mantengo in ogni ambito il mio impegno anche in questo, quindi. Però vorrei dire che quando un'associazione richiede la concessione di un uso in uso di un bene comunale e contestualmente formula anche una richiesta di gratuito patrocinio, che sono due richieste separate ma che fanno corpo, è chiaro che non bisogna dimenticare che se l'uso riguarda il regolamento, riguarda la tecnica, il patrocinio riguarda la scelta e c'è discrezionalità, punto. Parliamo di primavera, ma piove. Parliamo di primavera, di una stagione credo importantissima per la storia della nostra regione, complessivamente del nostro paese. Parliamo della primavera, di solito si intende solo quella palermitana, ma in realtà è stato un fenomeno che ha interessato non solo tutta la provincia, ma tutta la nostra regione, che fu legato anche a una fase storico-politica molto importante e particolare, legata cioè alla legge 7 del 92, la legge regionale che introdusse per prima in Italia l'elezione diretta del sindaco, che consentiva di votare separatamente il sindaco e il consiglio e che liberò il voto dei cittadini e delle cittadine che potevano scegliersi direttamente il proprio sindaco. E allora tante persone che magari non erano dentro i partiti, espressione della società civile come si dice, furono eletti e diventarono sindaci. E fecero tutti molto bene, ripristinando tra l'altro una stagione di legalità, di responsabilità civile, di promozione dello sviluppo. Quella stagione coincise anche con una fase di sviluppo che né prima né dopo nella nostra regione si è più vista. Di cosa resta di Gigia Cannizzo? Cosa resta? Oltre alle polemiche. Ma forse solo il nome. È una tomba di cui tu hai mostrato che non c'è neanche il nome, quindi non resta neanche quello. Tutto sommato
È una stagione felicissima e irripetibile, quella in cui ci sono state una serie di sindaci che sembravano dover cambiare il mondo. Colgo l'occasione, nel momento in cui mi stai dando il microfono, di ricordare con molto affetto uno di quei sindaci, Nino Mannino, che è venuto meno mesi fa. E per il resto, diciamo che a livello politico adesso è una fase totalmente recessiva, quindi di quella felice stagione non resta più niente. Per quanto riguarda la memoria, l'opera, insomma, fortunatamente Palazzo, diciamo così, la cantina borbonica sta ancora là e dobbiamo dire grazie a Gigia di questo, e tutto il resto, un piano regolatore che nel bene o nel male ha cercato di salvare quel poco che c'era da salvare dell'identità storica di Partenico, e poi più nulla. C'è solo da dubitare che chi è venuto dopo di lei e chi verrà ancora sia in grado di avere quell'attività, quel coraggio e quella capacità di innovazione che aveva Gigia.